dopo essere partiti abbiamo fatto una sorta di esercitazione, proprio perché fra i vari scenari era evidente che quello dell'attacco notturno era uno dei più probabili. Chiaramente non pensavamo con quella violenza, con quelle conseguenze, però insomma, ci si aspettava una cosa del genere. E quindi è stata fatta una sorta di piccola esercitazione dove gli attivisti dei media, noi abbiamo fatto una sorta di formazione per proteggere in realtà al centro Abbas, che c'aveva il telefono satellitare, che sarebbe stato l'unico strumento in grado di fare una diretta durante l'eventuale arrembaggio. E quindi noi per proteggerlo ci siamo messi in moto intorno con le telecamere o no, insomma in modo di tenerlo al sicuro. E invece gli attivisti avevano organizzato una sorta di catena umana incordonati intorno alla cabina del capitano, cioè al timone, i motori, insomma, la strumentazione di bordo. Quindi chiaramente quello sarebbe stato l'obiettivo per fermare la nave, quindi intorno hanno fatto questa sorta di catena umana per proteggere, in qualche modo non rallentare, no, un eventuale assalto. Cala la notte e niente, da circa le 10:30 cominciamo. Già prima c'erano stati dei contatti radio sporadici, così, che chiedevano l'identificazione. Tra i capitani erano d'accordo che non si sarebbe mai dato risposta a queste cose, almeno non finché entravamo in acque territoriali dove loro avevano eventualmente un qualche diritto. E sono cominciate questi richiami, avete sentito, c'era nel video, c'era questo Mavi Marmara, you are entering. Ripetevano a cantilena questa cosa, che state entrando in una zona militare e che quindi insomma dovevamo tornare indietro. Praticamente non gli si è dato risposta, sono andate avanti con questa cantilena per un po', fino a che non abbiamo cominciato a vedere ai nostri lati, quindi ai lati della formazione, andavamo sempre con la formazione a delta, le lucine di quelle che dovevano essere le corvette che ci affiancavano. Da quando sono comparse però per un paio d'ora, non hanno cambiato posizione, è come se ci scortassero a una certa distanza. Proprio per evitare di arrivare senza energia all'alba, che poteva essere il movimento, siamo dati dei turni per stare sul ponte, e chi invece stava sotto aveva visto, c'era una specie di salone dove riposavamo. Io ero qui con Manuel, in quel caso ci alternavamo, io avevo quel paio d'ore di riposo proprio quando mi svegliano alle 4. Che era partito l'assalto, quindi la telecamera pronta, eccetera, ma era già su, io mi sono affacciato dalla fiancata bassa e ho visto questa scena che è indimenticabile dell'assalto, dove quindi noi eravamo, vi ricordo, la nave a fianco alla Mavi Marmara, quindi c'avevo a 500 metri, poco più, la Mavi Marmara, e vedevo sullo sfondo gli altri due, il Challenger al centro e i due cargo sullo sfondo. C'era l'una dall'altro, c'era una scena assurda, e questi Zodiac che cominciavano a saltare sull'acqua con ognuno portava 12 comando, illuminati tra l'altro dalle lampade che avevano montato sulla Mavi Marmara, quindi era la scena, era visibile, era una bellezza terribile, cioè comunque sia un'immagine da colossa, non so, era terribile. Quindi sono rimasto lì a riprendere questa scena per quello che ho potuto, e ho visto la fase di avvicinamento degli Zodiac alla coppa della Mavi Marmara e un po' della reazione da parte dei, no, c'erano degli idranti da solo, cercavano di rallentare la salita, e le corvette pure che cominciavano a inserirsi all'interno della formazione, e gli elicotteri che prima si erano messi abbastanza bassi sulle antenne per disturbare, per rompere proprio le antenne. Dopodiché niente, si è rialzato e ho intravisto che cominciavano a calare i personaggi di lì. A un certo punto, mentre vedo questa cosa, c'è una forma strana che emerge, un sommergibile emerge in tutto ciò. Mentre vedo tutto questo, quindi interdetto pure su che fare, perché mi rendo conto che uno degli Zodiac che stavano in mezzo puntava a noi, quindi sono scappato da parte sua. Tentando di ricomporre quelle formazioni che c'erano date, niente, era saltato tutto la gente, è stato così, perché chiaramente ci si aspettava tutto questo, meglio, si prevedeva un po' quando succedevano le cose che sapevano. Nonostante tutto, con un primo momento di panico, saltano questi personaggi a bordo e cominciano subito a sparare. Sparano lì per lì, posso dire, minchia, cioè manco mai fatto di... ci arrendiamo che già sparano. In realtà sparavano queste paintball, che sono dei proiettili in plastica rigida, comunque vi assicuro che da vicino non fanno bene,
riempiti di vernice, e ne hanno sparato a centinaia, proprio strafficato. E la gente all'inizio non capiva, poi ha capito che questi palletti, bene o male, stava lì, se li prendeva, e erano riusciti gli attivisti a mettersi in questa posizione a proteggere la sala del timone. È andato avanti un tot, perché questi qui pure non erano pronti, a differenza poi della Mavi Marmara, la gente stava, non tutti pacifisti, signore, erano a 10 minuti, dove questi non sapevano bene come comportarsi, erano giovanisti, c'erano tutti quanti in vasta montagna, erano veramente armati, fine denti, però vedevi che pure loro non sapevano come gestire questa situazione, perché non era, e nonostante tutto davano botte con i calci dei fucili, finché sono riusciti a vincere un po' la resistenza, hanno sparato due bombe assordanti all'interno di quella piccola stanzetta, che veramente sono state pessime, perché alla fine tutti quanti si erano ammucchiati dentro cercando di resistere, quindi per sbaragliare hanno buttato altre cose, due di queste, e la gente è stata stravolta, c'era un tipo, un californiano, un inglese un po' più tosto, insomma, che resistevano di più, e li hanno tramortiti col taser, la pistola elettrica, boom, proprio cascati così, appena toccati. E niente, l'ultimo che resisteva era Teodrosio, il capitano, che avete visto lì, aveva aggrappato al timone, lui l'hanno porcato di botte, gli hanno fatto 6 punti sull'orecchio, insomma, sulla testa, collo e schiena, un taglio enorme di piede, insomma, gli hanno fatto, comunque, insomma, hanno messo fuori gioco pure il capitano, e a quel punto ovviamente ci si è arresi, perché insomma, cominciava a diventare più pesanti con la violenza, eccetera, era proprio sul punto e cominciava a sparare sul serio. I meccanici avevano fatto tutto un sistema per cui comunque se non riuscivano a far ripartire, non stati furbi, avevano organizzato un sistema per cui era tutto incagliato, quindi non riuscivano a far ripartire questa cazzo di nave, e poi alla fine sarebbe sotto minaccia il meccanico ha dovuto rimettere a posto. E quindi a quel punto ci siamo riguardati intorno, non vedevamo più le altre navi, quindi c'erano proprio le rotte, sono separate. Poi abbiamo ricostruito il tutto, i cargo li hanno fermati un po' dopo, tipo un'oretta dopo, si sono concentrati sulla nave Marmara e su noi, le navi passeggeri, quelle più che ritenevano più pericolose. Il Challenger, che ci aveva un motore truccato, è partito a razzo e l'ha seminati per un tot, è stata una scena buffa del Challenger, che partiva a manetta, e poi l'hanno fermato molto dopo, puntando sul gas, dice ormai l'ho messo dalla prima. No, e lì l'hanno fermato invece con le corvette, no, perché i Zodiac le avevano lasciati dietro. Allora, noi da subito ci hanno confiscato tutto quanto, telecamere, quello che avevamo in mano. Dopodiché noi tutti i nostri bagagli erano nella stiva, in questo salone, e non ci hanno mai permesso di andarci, quindi c'era un mucchio distinto di effetti personali, bagagli, materiali tecniche, dove nemmeno si sapeva di chi fosse cosa, perché era tutto mischiato, e loro non ci hanno permesso di accedere. Ci permettevano solamente di portare con noi il passaporto e eventualmente medicine a chi ne avesse bisogno. Quindi tutta la nostra roba da quel momento è stata dimenticata là dentro e abbiamo perso completamente le tracce. Solo col passaporto in mano siamo sbarcati ad Ashdod, che è stato umiliante perché c'erano proprio una piccola manifestazione dei sionisti con le bandiere che ci insultava dal bordo, e lui non è passato davanti, c'era proprio lo schifo. Ci hanno fatto poi sbarcare i tempi, sempre lunghi, abbiamo fatto 8 ore, nel frattempo la faccio bello con tutte. Ci fanno scendere, passiamo davanti alle telecamere, capito che ci prendevano come trofei di guerra. E siamo arrivati in questa sorta di punto di accoglienza che avevano allestito con dei grossi tendoni, con dentro l'aria condizionata tutto tecnologico, dove passavi attraverso tutti i tipi di scansionamento biometrico di ogni genere. Ci hanno rifotografato, fatto tutte le sue impronte, le cose, e ci chiedono di firmare questo foglio appena arrivati, no? Un foglio dove noi dicevamo che eravamo entrati illegalmente dentro Israele, questo gli avrebbe permesso quindi di farci quindi dice, tu puoi andare a casa? Sì, eventualmente sì, se c'è... Bene, firma questo foglio. Dico, no, scusa, qua dice che io sono entrato illegalmente, sono stato rapito in acque internazionali, eravamo 70 GPS, segnava 75 miglia a largo quando ci hanno bloccato, quindi non vedo proprio perché devo darvi un elemento che vi scagiona totalmente da un'azione assolutamente illegale che avete fatto. E quindi se non puoi firmare, benissimo, ti accomodi e prendi il foglio. Insomma, questo che l'avevamo messo in conto anche nelle riunioni che avevamo fatto prima, era chiaramente prevista l'eventualità che ci avrebbero offerto questa via di uscita, ma eravamo tutti, infatti praticamente tutti, a parte qualche persona più anziana che magari non se la sentiva veramente la sta cosa, tutti e tutte quante abbiamo deciso di non firmare, quindi di essere trasportati
nel deserto del Negev a Beersheba, dove dovevano incontrare tutti quanti dopo questo viaggio pure di estenuante, la caravana l'hanno presa alle 4 di mattina, quindi tutta questa storia va a finire, noi arriviamo dentro il carcere che erano circa le 8 e mezza di sera, quindi questa cosa dove prende lontano, senza sapere quello che succedeva intorno, senza sapere quello che è successo su Amari Marmo, perché non avevamo contatto con nessun altro. Arriviamo in carcere lì, il carcere di Beersheba, è la che si chiama, è tristemente noto per le pessime condizioni di detenzione che subiscono i palestinesi, è proprio conosciuto per questo. E quindi la prospettiva di avere qua, di avere là, insomma, un po' era preoccupante. In realtà, proprio per conservare questa apparenza, no, di Stato democratico, ci portano a inaugurare una nuova ala.